Sedendo e mirando, Marche bellezza infinita. Questo il titolo di un libro tra i libri che scriveremo per questa 4 giorni di diretta ETV al Salone Internazionale del Libro di Torino, grazie alla collaborazione con la Regione Marche, che qui è ospite d'onore, ospite ufficiale per la prima volta nella sua storia. Un momento importante per raccontare tra le colline, tra le eccellenze del nostro territorio, quanta cultura si nasconde dentro il cuore della nostra bella terra. A anticipare quello che sarà un po' il percorso di questi 4 giorni, abbiamo già pronti con noi, in attesa del taglio del nastro, quindi tra poco li dovremo per obblighi istituzionali lasciare giustamente, per cavalleria Simona Teoldi, dirigente del settore beni e attività culturali della Regione Marche, e il presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Antonio Mastro Vincenzo. Dicevamo, una prima volta molto importante per la Regione Marche, le sue colline, la sua storia, ma anche la sua cultura. Sì, una prima volta importante. Oggi tra l'altro nel giro inaugurale abbiamo avuto l'onore di ricevere nel nostro stand il ministro Bonisoli insieme al presidente della regione Piemonte Chiamparino e al sindaco Appendino. Ci hanno fatto tutti i complimenti, sappiamo benissimo il livello culturale, la ricchezza culturale della nostra regione, ma ci hanno anche fatto i complimenti per il livello espositivo del nostro stand. Ci sono 70 editori che sono venuti qui a Torino. Un piccolo record per una regione ospite. Ci dicevano che è la miglior performance, diciamo così, di una regione ospite a Torino. 100 autori, 200 relatori, sono numeri importanti che dimostrano come ci sia un grande fermento dal punto di vista culturale nella nostra regione. Noi siamo regione ospite quest'anno, quindi è una presenza particolare, e partecipiamo con un evento particolare che è la ricorrenza dei 200 anni dalla stesura dell'originale dell'Infinito di Leopardi. Quindi vediamo Leopardi, e vediamo Leopardi, per gentile concessione di Pericoli, rappresentato e a rappresentarci, e questo è uno dei temi portanti della nostra presenza qui. L'altro tema importante che vorrei ricordare insieme a questo è il fatto che parliamo dei Monti Azzurri. Leopardi e l'infinito significa anche il superamento di quel limite, di quella siepe, e da noi oltre la siepe ci sono i nostri Monti Azzurri, le nostre aree che hanno sofferto, di cui parleremo molto.